L'olio di operaseme sa di Salento. Quest'anno abbiamo un extravergine con delle caratteristiche organolettiche di pregio. Abbiamo un alto tenore di polifenoli, un gusto piccante e leggermente amaro, un colore verde e un'acidità inferiore al 0,2%. Le olive che vengono utilizzate nel frantoio in questo periodo sono per la maggior parte della varietà Leccino, però c'è anche una buona ripresa delle olive celline locali. Da quest'anno si iniziano a intravedere pure una buona produzione di olive autoctone. È un'annata un po' particolare perché per il Salento, secondo me, è una ripresa delle produzioni, diciamo, locali. Quest'anno le piante hanno risposto abbastanza bene, anche se veniamo da un periodo di siccità molto elevata, quindi le rese ne sono bassine, però la qualità è eccellente. Il migliore impiego di quest'olio chiaramente è a crudo, esalta il sapore delle pietanze su cui viene utilizzato. L'olio di operaseme è principalmente un olio buono. E poi è un olio che parla di territorio, parla anche di riscatto, perché in un contesto in cui, quando è nato il progetto, tutti espiantavano gli alberi di ulivo morti e vendevano gli impianti, noi abbiamo voluto dare una risposta concreta ai problemi legati al mondo agricolo e all'imprenditoria giovanile, creando una filiera etica che partisse dal punto di maggiore crisi che stava vivendo il territorio del Salento e in particolare la nostra diocesi con il batterio della Xylella fastidiosa. Entrare a far parte del progetto Operaseme per noi è stato fondamentale. Noi purtroppo venivamo da un periodo molto negativo dovuto al fatto del calo di produzione legato alla Xylella. E quindi il progetto Operaseme ha rappresentato per noi un'ancora di salvezza, perché ha portato benefici dal punto di vista commerciale e ha mantenuto la struttura.